tua radio. Buongiorno, un caffè per favore. Facile dire un caffè. Qui al mondo del caffè abbiamo tantissime miscele e tipologie di caffè, Stradivari, Costa Rica, filtro americano e tanti altri. Wow, ma allora ogni giorno ne voglio assaggiare uno diverso. Scegli il tuo caffè, il mondo del caffè è a Bra, in Corso Garibaldi 38. Bra on the rocks, Joy the Club. Quelli che lo stile, quelli che, del resto, è sempre una questione di stile. Buonasera Team Rox, come state? Devo dire settimana impegnativa sotto molti aspetti, ma dai, comunque ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Il venerdì è arrivato e come ogni venerdì sono bella power per una nuova puntata di Quelli che lo stile. Cioè devo dire che comunque la settimana è lunga e pesante, ma comunque quando arrivo qui in radio mi metto davanti a questo microfono e davvero mi ritorna un'energia che non mi aspettavo di avere. Questa sera, ahimè, sono da sola. Fabio non c'è per impegni personali, ma tornerà presto, quindi gli faccio un saluto, tanto so che mi sta ascoltando. Intanto, vorrei fare gli auguri al Partito Comunista Italiano, che ieri ha compiuto 100 anni. 100 anni e non sentirli. Vabbè, non sentirli, anche perché non esiste più il PCI, è diventato altro, molto altro. But andiamo avanti, non parliamo di politica che poi vi annoierei. Ho intitolato questa puntata Puffi, Tafazzi and More e molto altro. Ascoltiamoci il primo brano e poi vi racconto meglio. Yo, drop your glasses, shake your asses, face screwed up like you having hot flashes. Which one? Pick one, this one, classic. Red from blind, yeah, bitch, I'm drastic. Why this? Why that? Lip stop basking. Listen to me, baby, relax and start passing. Expressway, head back, weaving through the traffic. This one strong, should be labeled as a hazard. Some of y'all niggas hot, psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, Evie gonna be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, can't walk and imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut bitch camera off, real shit, blast it. I had to give you my frustration, baby, you got to breathe. Take a lot more than you to get rid of me. You see, I do what they can't do. I just do me. Ain't no stress when it comes to stage. Get what you see. Meet me in the lab, pen and pad. Don't believe. 16's mine. Create my own lines. Love for my wordplay. That's hard to find. Sophomore, I ain't scared. One of a kind. All I do is contemplate ways to make your fans mine. Eyes bloodshot, stress and chills up your spine. Sick to your stomach, wishing I wrote your rhyme. To give you my from the flow too, don't believe I'll show you, take you with me, turn you on, tint
and gon' give you relief. Put your trust in a born winner, listen to me. Damn, she much thinner, no, now I'm complete. Still stallion, brick house, pile it on. Ride or die, bitch, double law, can't strong. Beware, cause I crush anything I land on. Me here, ain't no mistake, nigga, it was planned on. I had to give you my. Radio Brown the Rocks si rientra ai microfoni per entrare nel vivo della puntata di oggi, che di cose da dire ce ne sono anche questa volta. Bene, parto da una news che mi rappresenta, una di quelle curiosità che mi piace raccontare. Christie's, la famosa casa d'aste, ha inaugurato il 20 gennaio un'asta online intitolata La Dolce Vita, che sarà attiva fino al 3 febbraio. Una parte della collezione privata di Franca Valeri, la signorina chic, farà parte del catalogo. Elegante, unica, fuori dagli schemi, Franca Valeri ha incarnato un secolo di femminilità all'italiana, e la sua scomparsa lo scorso luglio ha lasciato un grande vuoto nel mondo della cultura, che aveva sapientemente occupato, creando un modo nuovo di essere attrice, intellettuale e donna. E la punta di diamante stavolta è uno zaffiro cabochon che sormonta l'anello trombino realizzato da Bulgari nel 1970. È un anello storico molto amato dall'attrice, che deve il suo nome alla forma a trombetta, ed è apparso nella collezione della Maison Romana a partire dal 1930. Quello appartenuto a Franca Valeri ha una stima tra i 6.000 e gli 8.000 euro. Allora, in tutto sono oltre 75 i preziosi dal design iconico che fanno parte della vendita, tutti firmati dalle più importanti maison italiane e internazionali, da Bulgari, Buccellati, Cartier, Tiffany & Co. fino a Van Cleef & Arpels, che verranno messi all'asta con la piccola ma particolarmente affascinante collezione di Franca Valeri. Poi ci sono anche orologi preziosi, Rolex e bla bla bla. Che dite? Facciamo un'offerta? Call me a pervert, call me a freak. I want every part of you inside every part of me. Call me a pervert, call me a freak. I want every part of you inside every part of me. Go ahead, let me watch you watching me. Let me call you baby, let me call you queen. Let me breathe in for you. Let me be obscene. Let me tell you way too much about me, my queen. I want every part of you inside every part of me. Me don't bat. I own what I have. I have what I want. I want you. I want what I have. I want to know. What I do to you, what I do to you. You gon' feel exhausted like you're shopping in Shibuya. Go ahead, let me watch you watching me. Let me call you baby, let me call you queen. Let me breathe in for you, let me be obscene. Let me tell you way too much about me, my queen. You can be the one to lead and carve yourself into me. You can put me in a bind, cause I'm already free. We can lap it up, lick it up, every last step I love, lick it like an animal feed. I'm a woman with an appetite, not afraid to say what I need.
quelli che lo stile, quelli che le candeline sulla torta. Tiriamo le orecchie alla giunonica Michelle Obama, che il 17 gennaio ha compiuto 57 anni. Applausi! Vabbè, vorrei lanciare appunto il suono applausi, ma non ho ancora capito dove si trova, quindi comunque pensatevi nella testa. Applausi! Candelina, desiderio, soffio! E per ringraziare i suoi follower dell'affetto che le hanno dimostrato, Michelle posta una foto su Instagram in bianco e nero, no make up, completamente acqua e sapone, con i suoi ricci afro al naturale. Al di là delle belle parole che ha scritto, caratteristiche del suo modo di essere aperto e disponibile, ha proprio colpito questa immagine, senza trucco. Senza filtri, è proprio il caso di dire. Michelle ha in effetti abbracciato uno stile più autentico da quando, seppur sempre sotto i riflettori, ha lasciato la Casa Bianca. Il pubblico non fa che incoraggiare la sua voglia di naturalezza, esprimendo commenti entusiastici. In particolar modo, in merito ai suoi capelli curly, vabbè, come si dice quello. Comunque pensate che a poche ore dalla condivisione l'immagine aveva già guadagnato 3 milioni di like. Auguri, Michelle! Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Quelli che lo stile, Sara Saglietti ai microfoni per raccontarvi curiosità, notizie, per commentare con voi l'attualità che non ti aspetti, la stranezza che fa sorridere, per condividere sulle note di buona musica le novità della settimana. A proposito di stranezze, sapete che esiste il fotografo dei puffi? Si chiama Claudio Tallone, ha 43 anni ed è un impiegato genovese che da anni riempie la sua bacheca Instagram di immagini con i simpatici omini blu, ritraendoli in tutta Italia e anche in giro per il mondo. Alla giornalista che lo ha intervistato racconta che è sempre stato appassionato di fotografia, in particolar modo di paesaggi, ma sentiva che mancava qualcosa a quelle foto, che vedeva incomplete.
Così nel 2015 gli viene l'idea di inserire una statuina in ogni scatto, un puffo. I follower iniziano a crescere e a commentare, complimentandosi per l'idea originale. E spesso vanno a vedere appunto sul suo profilo per vedere se ha scattato qualche foto anche dalle loro parti. E appunto Claudio ogni giorno, scusate, ho girato la pagina perché appunto io ho tutto un discorso di fogli qua davanti e quindi ho girato la pagina, quindi il buon Claudio ogni giorno parte per andare a lavorare con un paio di puffi in tasca e così nei momenti di pausa le posiziona e fa uno scatto in città. Allora vabbè, diciamo che in questi mesi con le restrizioni è più facile che le foto siano ambientate appunto solo a Genova, la sua città. Lui dice, ogni tanto, soprattutto quando mi metto a fotografare in piazza De Ferrari, la piazza principale appunto del capoluogo ligure, incontro qualcuno che mi riconosce e mi saluta. È sorprendente, ma mi fa piacere, vuol dire che quello che faccio serve a regalare un sorriso. Ma che idea puffosa! So let's make a worth the lights and the sounds, pills and the spills, the drinks and the shouts. Turn out your minds, girl, what it's all about. It's just one more thing I gotta find out before we go too far. Quelli che lo stile on air, in diretta dagli studi di Radio Brown The Rocks, un esemplare di Sara Saglietti per un nuovo episodio di Quelli che lo stile. Ricordo il numero della radio per interagire con me, mandarmi saluti, messaggi, faccine, un po' di sostegno, visto che stasera sono sola e non ero più abituata, perché in realtà io questa trasmissione l'ho sempre condotta da sola, però adesso così mi ero abituata alla piacevole compagnia di Fabio, quindi adesso mi sento
mi sento un po' sola, quindi per favore, amiche da casa, scrivetemi al numero della radio 349 192 7726, anche solo dei cuoricini vanno bene. Amici, ve lo ricordate Tafazzi? Quel personaggio assurdo interpretato da Giacomo Poretti, a mai dire gol, che allegramente saltellava e si batteva una bottiglia di plastica sulle palle. Lo zero comico, però faceva ridere tantissimo, ve lo ricordate? Oh, ecco quello. Ecco, sapete che questo personaggio esiste davvero? Per la serie A volte la realtà supera la fantasia, ecco che in Cina scopriamo Wang Liutai, 65 anni, maestro di arti marziali, ma non un normale maestro di Kung Fu. Lui pratica una specifica corrente di arti marziali chiamata cavallo di ferro. Dice che è? Mo' ve lo spiego. Allora, si prende un bel tronco di legno massiccio, 2 metri di lunghezza per circa 40 kg di peso, e lo si appende con robuste catene e mantenendolo orizzontale ad una solida intelaiatura costruita per la bisogna, si fa oscillare il tronco come un ariete medievale che cerca di sfondare il portone d'ingresso di un castello. Cioè, avete capito un po' com'è la situazione, il gioco? Ecco, così, tan, il gioco è fatto. Però con la non trascurabile variante che al posto del portone c'è il maestro di Kung Fu che si espone a prendersi la legnata nel basso ventre, lì, nei gioielli di famiglia, ecco. Un po' come Tafazzi, quello vero, guardate, che quindi con la bottiglia, Tafazzi si batteva la bottiglia appunto lì, e appunto il nostro Wang Liutai si prende così le trambate, il cavallo di ferro proprio lì. Il bizzarro Wang tra l'altro dichiara: quando pratichi il Kung Fu cavallo di ferro, se ti impegni seriamente, ti sentirai benissimo. Ah beh, se lo dici tu. An angry young man, and I could
some peaceful oasis. You got it, you got it. This was a Pizza Hut, now it's all covered with daisies. You got it, you got it. I miss the honky tonks, Dairy Queens and 7-Elevens. You got it, you got it. And as things fell apart, nobody paid much attention. You got it, you got it. Quelli che lo stile on air sulle frequenze virtuali di Radio Brown The Rocks. Sara Saglietti in regia e ai microfoni. Faccio tutto io questa sera, faccio tutto io. Bene, continua la lunga serie di lavori non lavori, quei lavori talmente belli che tutti vorremmo fare. Ecco, allora, girovagando per il web, leggo questa news. Ragazza pagata per collaudare i parchi divertimento più belli. Ma non è una fake, è tutto vero. Prima dell'arrivo della pandemia, l'agenzia di viaggi britannica Ocean Florida ha assunto, al termine di una approfondita selezione, una giovane tester che ha inviato a giudicare i parchi a tema in tutta la Florida. La società, come conferma la CNBC, ha sborsato circa 3.500 euro per far trascorrere alla fortunata 3 settimane magiche, scorrazzando per i parchi a tema, tra cui Walt Disney World, Universal Orlando e SeaWorld Park. Tra l'altro, la selezione è stata durissima. Dalle oltre 63.000 candidature inizialmente pervenute, la Ocean Florida ha gradualmente ristretto il numero dei pretendenti a soli 70, per poi passare ad una shortlist di 6 nomi, tra i quali ha prevalso Alexandria Adamson, diventata quindi tester ufficiale dei parchi a tema in Florida. Una curiosità: i candidati dovevano rispondere, tra l'altro, a domande tipo quali elementi dei parchi a tema ti entusiasmano di più e quale personaggio Disney vorresti essere e perché? Never time to have my mind made up. Caught in the motion and I don't want to stop. So many people telling me one way. So many people telling me to stay. Never time to have my mind made up. Caught in the motion and I don't want to stop.
quelli che lo stile, quelli che il matrimonio, quelli che si sposano, quelli che sì, lo voglio, quelli che mi spiace, ci ho ripensato, quelli che se scappi ti sposo, quelli che semplicemente scappano, quelli che mi sposo il primo che capita. Succede in India. Sembra una soap in perfetto stile bollywoodiano, ma è tutto vero. Lui, lei, lui che la tradisce, lui che la abbandona sull'altare e lei, sigla. Amo solo te, amo solo me, dimmi che mi ami, che tu ami, che tu ami solo me. Welcome to Casa Rock, la storia del rock, in 5 minuti. Quelli che, il cuore. Ecco, allora, come avete ascoltato, è partito così, a caso, il jingle della storia del rock, che non c'entrava niente ovviamente con la mia puntata. Allora, facciamo così, facciamo un rewind, rifacciamolo. Quindi, eravamo rimasti dove eravamo rimasti? Quindi, India, lui, lei, lui che la tradisce, lui che l'abbandona sull'altare e lei, sigla. Amo solo te. Ami solo me, dimmi che mi ami, che mi ami, che tu ami, che tu ami solo me. Amo solo te, dimmi che mi ami, che mi ami, che tu ami solo me. Quelli che, il cuore. E lei si sposa il primo che le capita. Lei, aspirante sposa, piantata platealmente sull'altare dal futuro marito, fuggito con l'amante, che quindi neanche si è presentato, prende in parola le frasi consolatorie di chi le dice «Dai su, si chiude una porta, si apre un portone, dai su, guardati attorno, troverai sicuramente un uomo che ti amerà e che ti sposerà». Ecco, detto, fatto. Tra gli invitati si fa avanti un ragazzo che si dichiara e impalma la sposa abbandonata. E vissero tutti felici e contenti. Ora mi domando, e vi domando, il rimpiazzo è amore? Si può amare e subito dopo non amare più? La felicità è dettata da sentimenti autentici o piuttosto da una situazione che ci piace? E se forse non tutti avessimo la stessa capacità di provare emozioni? Chiodo scaccia chiodo, oppure quel chiodo che tanto tentiamo di cacciare resterà un chiodo fisso? Da piazzare sotto il sole che bruciava, lunghe spiagge di silicio e tu crescevi, crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Thank you.
passi delle onde che danzavano sul mare a piedi nudi, come un sogno di follie venduto all'asta. Quella notte cominciava un po' perversa e mi offriva tre occasioni per amarti. E tu fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. Aspettavo. Crescevi, crescevi più bella, più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. E tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Si promette e si mantiene a volte, mentre io aspettavo te. Il marchese Lafayette ritorna dall'America importando la rivoluzione, un cappello nuovo, mentre io aspettavo te. Ancora penso alle mie donne, quelle passate e le presenti, le ricordo. Germani che si annette mezza Europa, mentre io aspettavo te. Michele Novaro incontra Mameli e insieme scrivono un pezzo tuttora in voga, mentre io aspettavo. Mentre io aspettavo. E beh, mentre lui aspettava, noi ci salutiamo perché la puntata di Quelli che lo stile è arrivata anche stasera alle battute finali. Puntata che mi ha visto da sola alla conduzione, perché Fabio questa sera non c'è, ma tornerà presto. Puntata in cui si è parlato di un sacco di notizie bizzarre, tipo il fotografo dei Puffi. Quindi questo Claudio Tallone, che fa le fotografie ai Puffi un po' in giro per il mondo, adesso un po' meno in giro per il mondo. Abbiamo fatto gli auguri a Michelle Obama, che ha compiuto 57 anni. Abbiamo fatto anche gli auguri al Partito Comunista Italiano, che ieri ha compiuto 100 anni. Abbiamo parlato di Tafazzi, di un Tafazzi che esiste veramente. Abbiamo parlato in Quelli che il cuore di una sposa mollata
piazzata sull'altare che Track subito, immediatamente, rimpiazza lo sposo e si fa impalmare lo stesso giorno da un altro, perché comunque, voglio dire, aveva già il vestito, era tutto a posto, cioè vogliamo sprecare questo giorno così? No, prendiamo il primo che passa. E Tac, appunto, è passato e lo abbiamo sposato. Bene, che dire? Passate un bellissimo weekend, ascoltate sempre, always, Radio Brown The Rocks, che ha un sacco di buona musica e veramente un palinsesto ricco di programmi. E che dire, è sempre una questione di stile. Quelli che lo stile, quelli che del resto... È sempre una questione di stile.